Buongiorno, scusate per il rumore della lavatrice. Comunque, nuovo vlog. Allora, questo video voi lo vedete lunedì, che ovviamente è il mio compleanno. Dato che non ho mai fatto, aspetta che poggio qua. Dato che non l'ho mai fatto, non ho mai pubblicato un video il giorno del mio compleanno. Quest'anno voglio fare così, fare quattro vlog, cioè quattro video in questa settimana, per cui vedete oggi che è lunedì, domani che è martedì pubblico un altro video e vedete il vlog del vero compleanno con la torta, eccetera. E invece oggi vi porto con me, facciamo diciamo un vlog weekend che è sabato e domenica. E vi faccio vedere cosa facciamo oggi, sia oggi che domani. Vlog fino a domenica, così almeno vedete il vlog appunto il giorno del mio compleanno. Per cui grazie, grazie per chi mi farà gli auguri sotto in questo video, per cui li ringrazio in anticipo. Oggi è il 29 gennaio, per cui è il nostro anniversario, facciamo 12 anni di anniversario io e il mio ragazzo. Per cui oggi vi porto con me e vi faccio vedere che cosa faremo e che cosa mi ha regalato. Ma tanto l'ho messo anche su Instagram, per cui sapete già più o meno che cos'è. Comunque mi ha regalato un cuore pieno di rose belle fresche. E comunque vedete sia le foto che le storie su Instagram, ma credo che un po' l'avete già viste per chi mi segue su Instagram. Scusate se, cioè, spero che si sente la mia voce e il rumore della lavatrice, ma dato che non c'è un posto giusto che prende bene il sole e la luce, allora è meglio che registro qua, anche se tra 10 minuti dovrebbe smettere la lavatrice, però vabbè. E niente, per cui vi porto con me il giorno del mio anniversario, del nostro anniversario. E poi cioè in questo vlog non posso anticiparvi qualcosa del mio compleanno perché giustamente ve lo faccio vedere di più nel video che uscirà martedì. Mi sto impappinando perché non sto più capendo niente. Comunque, c'ho qualche clip di quello che ho ripreso più o meno del nostro piccolo anniversario. Poi stasera andiamo fuori a mangiare, il mio ragazzo mi porta al ristorante a nome di Candela e niente, e poi domani vi farò vedere proprio la mia festa del mio compleanno. Ovviamente volevo vloggare oggi e domenica perché così almeno sono gli ultimi diciamo giorni dei miei anni, perché poi vabbè, voi lo vedete lunedì, però da lunedì poi sarò, diciamo, un po' vecchietta. Per cui vorrei appunto fare questi due vlog insieme in questi 2 giorni. Lo farò durare di meno perché così almeno potete vedere poi il prossimo vlog, la seconda parte del vlog che continuerà martedì. E poi giovedì ci sarà, se non sbaglio, un altro vlog e sabato qualche altro video. Comunque solo in questa settimana ho deciso di mettere 4 vlog, cioè 4 vlog, anche se sono fissata con i vlog, 4 video, per cui spero che questo video vi piace. Detto questo, noi andiamo e vi porto con me in giro, andiamo un po' a vedere che cosa combiniamo in questo weekend prima del mio compleanno, per cui ci vediamo dopo.
Mamma mia, adesso capito. Che bello. Questo è un parco. È un palco. Non si vede là. Grazie. Cos'è che c'è qua? Non è tipo una chiesa. Cioè, potremmo fare una foto. Di sicuro non ha preso. Un pesce. Ma dove? Ma va. Mi fai una foto? Io mi metto lì. Non ti ho detto vieni qui. Non ti ho detto vieni qua, mi fai una foto lì e mi metto là. Cioè, sì. Che bella anche là, possiamo farlo anche lì. Buongiorno, oggi è domenica e voglio preparare almeno un palloncino, perché così poi faccio la foto e lunedì li vedete su Instagram tutte le foto e qualche storia li vedete prima su Instagram, vi spoilerò qualcosa. Comunque, questi sono i palloncini, prendo uno rosa e c'è scritto buon compleanno. All'inizio io compravo i palloncini, quelli che vi ho fatto vedere per l'anniversario, solo che ho detto quest'anno, invece di dire la mia età, anche se in teoria qualcuno la dovrebbe già sapere, quest'anno non la voglio dire, e per cui... a parte che mi sembra che si vede nella torta, che vedete nel vlog, però comunque iniziamo a gonfiare il palloncino e le foto questa volta non le faccio con gli anni, ma farò solo la torta con gli anni. Basta. Metto lo slow motion perché ora che lo gonfio, ciao. Comunque oggi andiamo al supermercato a fare un giro, che da un bel po' che non ci vado, al Lidl, e poi andiamo a trovare una mia amica che, dato che non la vedo da un bel po', andiamo a trovarla. Per cui oggi la domenica passerà così, perché poi domani, che è lunedì, mi devo svegliare alle 5 del mattino per poi andare a lavorare. Per cui alla fine, alla sera... andrò a letto alle 9:30, 10, massimo
9 e mezza devo essere già a letto, perché poi ora che mi sveglio ci metterò un po', per cui faremo solo un'uscita oggi pomeriggio fino a massimo le 6, 6 e mezza, così, e poi alla sera saremo a casa. Per cui stasera non vloggo, vloggo solo al pomeriggio, e così almeno monterò questo video stasera e voi lo vedete lunedì. È una settimana un po' complicata, però ce la posso fare. Intanto sgonfio questo palloncino. Ci ho messo poco, ma ho gonfiato il palloncino. Non è che si vede tanto, però. Cioè, sì, si vede un po' un compleanno, però non so perché la telecamera lo fa all'incontrario. Comunque, questo è il palloncino. Forse è meglio gonfiarlo un colore un po' più che si vede la scritta. Vabbè, adesso vediamo. Comunque, appunto, non festeggio domani. Faccio solo, diciamo, facciamo le foto e faccio solo, diciamo, e mangio solo la torta. Perché domani lavoro tutto il giorno, faccio mattina e sera. Per cui non riesco a festeggiare. L'uniche ore che posso festeggiare sono praticamente dalle 8 in poi di sera. E poi dopo dovrei andare a letto per svegliarmi presto. Per cui diciamo che domani ci sarà solo la torta, qualche fotina con la torta e basta. Questo è il mio compleanno di quest'anno, perché giustamente festeggiando in settimana sarà un po' complicato col lavoro. Comunque vabbè, chi se ne frega, l'importante è aver festeggiato anche molto prima, cioè sabato, che lì è stato molto bello e un po' speciale, diciamo. Comunque niente, ci vediamo dopo e continuate a vedere il vlog, vi faccio vedere cosa faccio oggi, che è domenica.